Hello and welcome to a new episode of Italian short stories. The title of today's story is Un incontro. Lorenzo è stato al supermercato poco fa. Lorenzo è stato al supermercato poco fa. Lorenzo was at the supermarket a little while ago. Vicino a casa sua c'è un grande supermercato che vende di tutto. Near his home there is a large supermarket that sells a bit of everything. Vicino a casa sua c'è un grande supermercato che vende di tutto. C'è la frutta e la verdura. Ci sono le patate e le carote. C'è la frutta e la verdura ci sono le patate e le carote there are fruit and vegetables there are potatoes and carrots Lorenzo cercava un nuovo tostapane perché il suo si era rotto Lorenzo cercava un nuovo tostapane perché il suo si era rotto Lorenzo was looking for a new toaster because his had broken. Mentre cercava il tostapane, Lorenzo ha visto una persona che gli è sembrato di conoscere. Mentre cercava il tostapane, Lorenzo ha visto una persona che gli è sembrato di conoscere. While looking for the toaster Lorenzo saw a person he thought he knew. Era una ragazza della sua età, ma non era sola. Per mano teneva un bambino piccolo. Era una ragazza della sua età, ma non era sola. Per mano teneva un bambino piccolo. She was a girl of his age, but she was not alone. In her hand she held a small child scusa per il disturbo le ha chiesto noi ci conosciamo scusa per il disturbo le ha chiesto noi ci conosciamo sorry to bother you he asked her do we know each other lorenzo quanto tempo ha detto sorpresa Lorenzo! Quanto tempo! ha detto sorpresa. Lorenzo, long time no see, she said surprised. Mi dispiace, ma non ricordo più il tuo nome. Mi dispiace, ma non ricordo più il tuo nome. I'm sorry, but I no longer remember your name. Sono Sara, siamo andati a scuola insieme per un anno. Sono Sara. Siamo andati a scuola insieme per un anno. I'm Sara. We went to school together for a year. Ma certo Sara, e chi è questo giovanotto? Ma certo, Sara, e chi è questo giovanotto? But of course sara and who is this young man lui si chiama roberto è mio figlio lui si chiama roberto è mio figlio his name is roberto he is my son lorenzo è rimasto sorpreso così giovane e ha già un figlio Lorenzo è rimasto sorpreso così giovane e ha già un figlio. Lorenzo was surprised, so young and she already has a son. Lorenzo invece non ha nemmeno la fidanzata. Lorenzo, invece, non ha nemmeno la fidanzata. Lorenzo, on the other hand, Doesn't even have a girlfriend. È per lui che dovetti lasciare la scuola, ma sono contenta di averlo fatto. È per lui che dovetti lasciare la scuola. Ma sono contenta di averlo fatto. It was because of him that I had to leave school, but I'm glad I did it. Spero tu stia bene. Hai trovato un lavoro? Spero tu stia bene. Hai trovato un lavoro? I hope you're well. Have you found a job? Sì, lavoro come segretaria in uno studio dentistico. Sì, lavoro come segretaria in uno studio dentistico. Yes, I work as a secretary in a dental practice. Non male, ha risposto Lorenzo. Hai tempo per un caffè? Non male, ha risposto Lorenzo. Hai tempo per un caffè? Not bad, replied Lorenzo. Do you have time for a coffee? Hanno finito di fare la spesa insieme. E con le buste in mano sono andati in un bar. Hanno finito di fare la spesa insieme e con le buste in mano sono andati in un bar. They finished their shopping together and with bags in hand they went to a cafe. Sono ancora lì che parlano mentre il piccolo Roberto dorme. Sono ancora lì che parlano mentre il piccolo Roberto dorme. They're still there talking while little Roberto sleeps. Sara è una ragazza simpatica e alla mano e Lorenzo, forse un po', si sta innamorando. Sara è una ragazza simpatica e alla mano. E Lorenzo forse un po' si sta innamorando. Sara is a nice and easy-going girl and Lorenzo is perhaps falling a little in love. Lorenzo è dolce e premuroso e questo a Sara piace molto. Lorenzo è dolce e premuroso e questo a Sara piace molto. Lorenzo is sweet and caring and Sara likes this very much. Se Lorenzo troverà il coraggio, le chiederà di vedersi ancora e si scambieranno il numero di telefono. Se Lorenzo troverà il coraggio, le chiederà di vedersi ancora e si scambieranno il numero di telefono. If Lorenzo finds the courage he will ask her to meet again and they will exchange for numbers. Sara sotto sotto un po' ci spera. Sara sotto sotto un po' ci spera. Sara dip down kind of hopes. Okay, so this was today's episode of Italian short stories. I hope you enjoyed it and we'll see each other on the next video. Ciao!